Voyou, buon pomeriggio, buona domenica. Il Leone vi dà di nuovo il benvenuto nella mia cucina di Chef in Famiglia, la cucina di noi italiani all'estero. Quindi mo penso che ormai ci conoscete, ormai già sapete a che cosa puntiamo. Facciamo tutti i piatti semplici e li dedichiamo alle star del cinema, ai giornalisti e tanto altro. Allora, oggi dedichiamo questo piatto al grande giornalista delle Iene, Filippo Roma. Quindi deve essere un bel piatto, lo facciamo semplice così lo potete anche voi replicare a casa. Ma prima che comincio la ricetta per il grande Filippo Roma, io voglio avere soltanto 40 secondi del vostro tempo perché volevo innanzitutto ringraziare e augurare tantissime belle cose a mio zio Maurizio Del Greco. Per coloro che ancora non lo sapevano, Maurizio Del Greco è proprio mio zio e noi siamo orgogliosi di lui perché sta per uscire il suo primo libro, Cielo Grigio tra Mafia e Potere. Questo è veramente un bellissimo libro, anzi vi consiglio che sotto Natale, magari per regalo, sotto l'albero di Natale, vicino a Presepe, a Rovoli Dovu, fatelo come regalo perché è veramente un bel libro. Zio, ti voglio bene, un abbraccio e grazie per tutto quello che stai facendo, perché questo programma l'ho inventato io, però tu lo stai perfezionando e lo stai mettendo, ci stai mettendo anche tu tanto cuore come ci mettiamo noi. Allora, mo, amore mio, il piatto lo dedichiamo a Filippo Roma, quindi facciamo un piatto di pasta semplice, 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 che può essere fatto sia la domenica con l'unorio, martedì. Oggi facciamo una classica pasta e fagioli con la pasta mista. La pasta la facciamo risottare dentro all'acqua dei fagioli, alla fine all'umù. Ma come voi, se mi sapete già un pochettino, ci metto un piccolo tocco. Ci mettiamo il tonno fresco. Mo, accominciamo, fate cam e vi faccio vedere gli ingredienti. Allora, voglio, noi possiamo già incominciare. Allora, per fare la classica pasta e fagioli, la classica, la più classica delle paste e fagioli, ci occorrono un trito di carote, cipolla e sedano, che accuratamente mia moglie, io perciò la amo, è a fino romuna, Leonisse. Guardate che ha già matritato un po' di cipolla, un po' di sedano, a carote, però ha detto no, te le ha tagliate tu perché sono mozzombe le dita, e non ti preoccupare, amore mio, hai ragione. Poi, naturalmente, ci occorrono dei fagioli. Io stavolta ho preso dei fagioli già precotti, quindi per coloro che vogliono fare una pasta shui shui, questa è la pasta che dovete fare. Fagioli, poi ho preso dei pomodorini rossi e dei datterini gialli, perché mi ha detto mio zio Maurizio, grazie zio, sei il numero uno, che Filippo Roma è un grandissimo tifoso della Roma. Oddio, nella cottura si andranno a perdere, però Filippo, guarda, i colori della tua Roma, io non posso dire la squadra che tifo. E va bene, e comunque, e poi c'è il tonno fresco, grazie Sakis, tonno fresco, bellissimo, Sakis c'ha del pesce freschissimo, e grazie al supermercato Petralia. Allora, andiamo subito a fare questo soffrittino. Wow, veramente sto tempo oggi fa proprio Mamma schifo, mia, hai visto che freddo eh. che Ma sta non voglio facendo? fare né battuto, però veramente cielo grigio, come il titolo del libro di mio zio, mamma mia, voglio, ma bellissimo. Ah, un'altra cosa, ma voi lo sapete che mio zio, nel tempo del lockdown, qui in Germania, tanti artisti, tanti attori si sono fermati. Invece mio zio che ha fatto? Ha scritto due libri, uno sta per uscire, sta facendo un film, quindi veramente è un grande autore, regista e quant'altro ancora. Mamma mia, io ho perso ormai gli aggettivi per definire mio zio. Allora, nella pentolina io cerco di non tagliarmi le dita, se no mia moglie le dice: hai visto? Non troviamo Casim esperto, non avevo. Ah! Hai visto paura, eh? Certo. Allora, andiamo a fare giusto, 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 ma proprio veloce, veloce, veloce. Delle carote prima un po' a bacchette. Tanto è una pasta e fagioli proprio bella casareccia, come si faceva una volta. E il tocco finale poi sarà questo tonno che io non lo faccio friggere in padella. Sapete perché? Perché il tonno fresco
si deve mangiare quando non è tutto cotto, cioè deve essere semi crudo, e quindi ci mettiamo proprio alla fine. Vai giù. Allora, olio d'oliva e c'è. Deve essere una cosa grossolana. Carote. Con un poco di zucchero tondero, però non fa niente. E te una roba che sta a aspirare pure. Ma meno male. Povera Cristiana sta a aspirare pure, mamma mia. Ragazzi, del sedano, pasta e fagiolo, mettete pure chi si qua. Pure le foglioline, perché è là esce il sapore. Ah, mi raccomando, metteteci anche un peperoncino, mia moglie non ci piace. I vaga pazzi. No, non è che non mi piace, ma sono allergico, se vuoi che vada all'ospedale. Aspetta, sei allergico al peperoncino, arro, arro, ma quando mai? Ma quando, non l'hai mai visto? Ah, comunque non fa niente, eh? Allora, facciamo soffriggere un poco e aspettiamo un po'. Allora, voglio, ma guardate che a me già i colori mi piacciono, che sono veramente belli. A me i colori nella cucina sono tutto. Allora, io ci vado a mettere questi pomodorini gialli e rossi, i colori della squadra di Filippo Roma, però, voglio... Non parliamo, non diciamo niente. Allora, adesso ci andiamo a mettere i fagioli. Io ve l'ho detto che è una cosa proprio ambres. Anche perché, per coloro che ancora non lo sanno, questo programma che, vi ripeto, siamo partiti noi, poi mio zio lo sta perfezionando, perché sennò, a lui, senza lo zio Maurizio, dove stavamo? Noi a nessuna parte. Allora, però... queste ricette che io sto facendo, che stiamo, insomma, avendo anche dei riscontri dagli attori, giornalisti, tutto, grazie che ci stanno rispondendo, ed è una cosa stupenda, sempre grazie allo zio, io le faccio nella mia pausa di lavoro, quindi immaginate che già fa una cosa presto, però mi diverto con voi, bellissimo. Allora ragazzi, ancora un minuto e ci andiamo a mettere un po' di acqua, un po' di sale, un po' di pepe. Aspettiamo che bolle e ci mettiamo la pasta in. Allora, ci andiamo a mettere dell'acqua. Ok. Vedete? Venite a vedere com'è bello. Del sale quanto basta. Guarda là, guarda, si vede il colore da Roma. La squadra di Filippo Roma. Tieni. Guarda. Sale e pepe. Poi ci mettiamo un po' di coppa. Dopo ci mettiamo pure un po' di prezzemolo, ma sì. Lasciamo cuocere 10-15 minuti, il tempo che l'acqua bolle, e poi ci andiamo a risottare la pasta mista dentro, senza cuocerla nella pentola a panna. Buttiamo tutto dentro, così poi con l'amido si fa la cremina, ma la cremina vera, però, la cremina vera. E quando siamo quasi pronti, ci andiamo a mettere il tonno a cubettini dentro. Voglio, quando avete un po' di mal di gola, un po' di raffreddore, la meglio cosa è l'aerosol. Mamma mia, com'è bello, fa salutare sacchi in gola, a fine romano. Allora, venite a vedere, anzi no, venite a vedere, avvieni tu. Vabbè, comunque è come se stessimo pure a casa vostra. Anzi, fate come se stessimo a casa vostra. Allora, siccome sono fagioli già precotti, quindi non c'è bisogno di aspettare tanto, 10 minuti, mo ci andiamo a calare la pasta. Eccoci qua. Vedete, abbassa così, sennò però troppo che fagiolo, fine stasera facciamo capodanno, poi stasera. Poi stasera dici, ma come è venuto in anticipo? Sì. Allora, i fagioli, la pasta dentro, mettiamo un attimino il coperchio, il tempo che riprenda la temperatura, e giriamo, perché l'amido farà tutto il resto. Mo, a questo punto che facciamo? Io un pezzo di tonno, perché è una bella fetta, grazie Sakis. Questo pezzo di tonno me lo metto qui, perché io poi dopo, voi non c'è bisogno che lo fate a casa, io ormai sono fissato, sono abituato a lavorare al ristorante, mi piace sempre fare la decorazione, quindi dopo me lo vado solamente a scottare in padella, me lo taglio a fettine e ce lo metto su. Ma il tonno che a me mi serve per la pasta e fagioli, ma proprio una cosa ambressa, cioè, lo andiamo a fare a cubetti. Ok, ragazzi, se non avete il tonno, questa è una versione, ok? Perché io ne posso fare ancora 300 pasta e fagioli, tutte 300 diverse. Però questa è la versione che ho scelto per Filippo Roma, che mi dispiace che non posso mettere un peperoncino per Vida Leonesse. Però questo poi lo mettiamo, vi ripeto, proprio agli ultimi 30 secondi.
perché deve rimanere semicrudo e sta via solo lo sapore rotto in pasta e fagioli. A bavo, mi sa c'è. Mamma mia, ogni volta che vedo sti fagioli, veramente mi ricordo proprio la nonna, proprio, ma... perché è troppo bello, guardate, mo piano piano si sta stringendo, mo facciamo diventare crema, mo ci mettono pochi per sedano, ma ainda si sente pure l'odore del sedano, bello proprio, mamma mia, ma proprio come faceva la nonna. E sono queste le ricette, perché noi siamo un po' come gli ambasciatori, così come lo zio è un ambasciatore italiano al 100%, e infatti ci dà anche tanti consigli, e lo zio Maurizio, io potessi fare, no una puntata, ma 10 puntate, così. Però io mi sento, insieme anche a Luigi Romano, insieme anche a Ottavio Maltempo, io mi sento insieme a loro, e sono, perché lo sono, anche un ambasciatore italiano per la gastronomia italiana. Dobbiamo portare avanti questo tema qua, il Made in Italy, rimanim italiani, facciamo le cose come si deve, facciamo come le abbiamo studiate, e noi io anche sono partito dalla gavetta, quindi rimaniamo italiani. Allora, andiamo a mettere un po' di prezzemolo, mo, e tanto fra 5 minuti la pasta è pronta, a parte che tengo una fame e poi tra poco devo andare di nuovo al lavoro, perché sì, senza lavoro oggi non si fa niente. Allora, un po' di prezzemolo, guardate qua, ma tu avrai i colori, a carota, a cipollo, o sedano, i peperoni giallo e rosso, prudo sì. Ma fra poco siamo quasi pronti, voglio. Voglio rimanere sempre umile, ok? Però bisogna essere anche capaci di dire io sono cuoco e faccio questo lavoro per amore e per passione. Come faccio? Ogni piatto mi viene offrito un corno. Questo è il vero amore. Allora, mo avvicinati un po', che non ti metterà a ridere, ti sto dicendo vero, ma che ridere fa? Ami più i tuoi piatti che me. Vabbè, vado, ma Filippo Roma, per favore, puoi scrivere tu qualche cosa, almeno tu, contro mia moglie, per favore, perché mi hanno scritto in tanti e lascia stare tua moglie. Allora, mo per favore, un secondo solo, vedete che è già diventata una bella crema? Si riesce a vedere? Allora, adesso arriva il momento del tonno. Vi ripeto, il tonno si mette alla fine perché deve cuocere giusto quel poco, non sa da stracuocere. Quindi mo noi lo lasciamo un 30 secondi dentro, tanto con il calore della pasta e fagioli viene un po' cotto e dentro rimane bello rosa, e siamo pronti a impiattare per Filippo Roma. Sarà una chicca. Allora, voglio, questo qua è un piatto per Filippo Roma, tutto giallo e rosso, ti. E chi è Giot? Ma chi è? Magari è a Gioconda? Ma non so niente. Che è sto soquadra? Non mi facete dire niente, non posso dire niente. Sono bloccato, ok? Pasta e fagioli con tonno. Guardate il tonno quanto è bello. Guardate, si vedono i pezzettini di tonno. Io, vabbè, ma questo è il tocco mio, perché ogni piatto c'è già mettere sempre un po' che insomma, firma, di firma finale. Eccoci qua. Ogni quadro c'ha la sua firma e tu c'hai la tua. Ma no, amo, mo ti giuro veramente, guarda qua, guarda. I pili si hanno arrazzato, ho freddo un po'. Un pochettino di olio extravergine di Don Antonio Pedalia, un poco di sale con la faccia da cuoco che mi ha regalato mia mamma. Mamma, ti voglio bene pure a te, è normale, è la mamma, è sempre la mamma. Allora, vai giù. Via, e che fame che tengo, che odore, si sente l'odore del tonno, che è una cosa spettacolare. Allora, per chef in famiglia, la cucina di noi italiani all'estero, utilizziamo prodotti made in Italy e facciamoci sentire che noi siamo italiani all'estero. Questo piatto è per Filippo Roma delle Iene. Un grazie di cuore e un tantissimi auguri a mio zio Maurizio Del Greco. Già vi ho detto nel video, ve l'ho raccontato e ve lo racconterò sempre. Un abbraccio a tutti i nostri sponsor, Italmarket Petralia e Sakis. Pasta e fagioli con tonno fresco per Filippo Roma delle Iene. Vaiù, noi ci vediamo domani e continuiamo con la nostra storia. Vi voglio bene, seguitemi su YouTube, Instagram e Facebook. Per favore, vi voglio bene. Condividete in tanti, perché io sono umile quanto voi e vi voglio un sacco di bene.
cucinate con il cuore e con amore, come faccio io. Ci vediamo domani.